Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, 110° episodio per la nostra serie dedicata a Nier Automata. In questo video andremo a svolgere la missione secondaria Problema d'Ordine 3, che è possibile attivare e svolgere solo dopo aver completato la missione secondaria Problema d'Ordine 2 e dopo esserci allontanati abbastanza dall'accampamento della Resistenza per notare che sulla mappa per l'appunto va ad apparire il cerchettino rosso della nuova missione secondaria. Per cui fatto tutto questo, torniamo nuovamente lì dal committente della scorsa missione per l'appunto Problema d'Ordine 2 e andiamo a vedere che cosa succede. Arrivando sul posto, il committente di queste missioni non c'è più e il suo collega, diciamo amico, membro della Resistenza ci dice: cerchi il membro della Resistenza che è qui di solito? Sì, se n'è andato. Ha detto che doveva fare una consegna all'avamposto vicino al deserto. Sinceramente mi aspettavo che fosse già tornato ormai. Se ti capita di andare da quelle parti, potresti cercarlo? Accettiamo di indagare. Grazie mille. Una donna della Resistenza di stanza nel deserto potrebbe sapere dove si trova. Ed è così che abbiamo accettato la missione secondaria a Problema di Ordine 3. Di qui, per toglierci qualsiasi dubbio su come svolgere questa attività, andiamo a leggere l'intestazione che ci dice: il responsabile del magazzino è scomparso. Un amico sostiene che è andato all'accampamento nel deserto per effettuare una consegna, ma non ha più fatto ritorno. Vorrebbe che scoprissi che cosa gli è successo. Di qui apriamo anche la mappa e vediamo come per l'appunto è apparsa l'iconcina della missione secondaria proprio a due passi del punto d'accesso del deserto accampamento. Quindi, per fare in fretta e furia, ce ne andiamo al punto d'accesso qui all'accampamento della Resistenza, trasporto, deserto accampamento. Arrivati sul posto, parliamo con Jakas. Come? Il fattorino? Sì, è stato qui. Mi ha portato un purificatore d'acqua rotto, che ho già riparato e restituito. L'abbiamo portato in magazzino un sacco di tempo fa. Vorresti dirmi che non è ancora tornato? Il nostro magazzino è nelle rovine della città. In questo modo è al riparo dagli attacchi nemici e cose del genere. Per quanto ne so, potrebbe essere ancora lì. Ti mostro dove si trova. E dal termine di questo dialogo, aprendo la mappa di gioco, vediamo come in realtà sia comparso un nuovo obiettivo di missione, che per l'appunto è nei pressi del punto d'accesso rovina città centro e proprio di fronte al tetto dell'edificio laddove andavamo a svolgere le tante missioncine riguardante Robodojo. Quindi un'area facilmente localizzabile e riconoscibile. Siccome non è troppo distante qui da dove siamo noi, ce la facciamo direttamente a piedi e in breve arriviamo direttamente a destinazione. Ed è così che in pochissimo tempo abbiamo raggiunto per l'appunto il magazzino a cielo aperto. E facendo attenzione ai rumori che andiamo ad ascoltare, rileviamo una richiesta d'aiuto. E quindi entriamo in questo labirinto di casse. Di qui iniziamo a spostarle partendo da questa qui in basso, sempre di mezza posizione verso destra. Quindi quanto basta per poter interagire con la cassa poi in alto. Un altro pezzettino, poco poco, dovrebbe essere sufficiente. Ancora no. E com'è puntiglioso il gioco. Ok. Basta dare dei piccoli colpetti con la levetta analogica sinistra che è la direzione, mentre teniamo premuto cerchio e poi la cassetta in realtà si va a spostare molto molto velocemente. Intanto mandiamo in alto questa. E recuperiamo l'oggettino drop in basso a destra, che si rivela essere un'ambra. Oggetti molto base, molto semplici. Di qui, volendo, andiamo a spostare questa cassa qui sulla sinistra in alto. Non troppo in alto, chiaramente, per non coprire poi l'oggetto drop. Del solito quanto basta per creare uno spazio comodo. Prendiamo l'oggettino in questa cassetta piccola, che sono 1000G. E possiamo parlare con il committente delle scorse missioni Problema d'Ordine, che è rimasto bloccato qui dentro. Fiu, grazie mille. Scusami, potresti farmi un favore e liberare la strada per uscire di qui? Già fatto. Cercando di farmi largo con la forza, mi sono fatto male a una gamba. Inoltre, come potrai vedere, sono bello grosso, quindi mi servirà parecchio spazio.
e di cui lui comincia in maniera del tutto autonoma e automatica a camminare, sempre se non si blocca da qualche parte. Comunque, noi andiamo oltre e andiamo a spostare l'ultima cassa qui in alto per recuperare l'oggettino a terra, perché siamo curiosissimi di sapere che cos'è. Nel mentre, come vediamo in basso sulla schermata, il membro della resistenza si fa tutta la strada a piedi e raggiunge quindi l'uscita. L'oggettino non era altro che un ferro grezzo, avendone acquistato una grandissima quantità, ovvero il massimo, dal negoziante a Luna Park, non possiamo raccogliere altro. Di cui quindi parliamo ancora una volta con il membro della resistenza che ormai è libero. Sono rimasto intrappolato qui mentre cercavo di riorganizzare il magazzino. Il mio supervisore è entrato come un tornado, ha messo tutto a soqquadro e sono rimasto bloccato. Ormai non la sopporto più, quindi è una donna. Maledizione, eccoti qui. Il supervisore Jagas, non ti vedo da chissà quanto, e ora ti trovo qui a poltrire? Non ti avevo detto di riorganizzare questo posto? Sì, ma hai gettato roba ovunque e sono rimasto intrappolato. Se qualcosa ti blocca, fallo saltare in aria, non mi pare poi così difficile, no? Ma io non ho esplosivi. E Jagas risolve così. E allora costruiscili, guarda tutta questa roba, io potrei crearci almeno 10 bombe. Ma non c'è modo di... bla bla bla, e chiudi quella fogna, è ora che ti insegni a creare degli esplosivi. Ma io sono addetto al magazzino, non ho bisogno di imparare a costruire una bomba. Piantala, perfino un magazziniere deve sapere come far saltare in aria le cose. Questa è l'idea di Jagas di vita, insomma. Scusa se il mio inutile indipendente ti ha accusato tanti grattacapi. Prendi qui, non è molto, ma meglio di nulla. Comunque, noi ci vediamo dopo. Ed otteniamo così ricompensa per il completamento di questa comunque molto semplice e divertente missione secondaria. 3 olio, 3 gadget completi, 10.000 G e 1.900 punti esperienza. Vi ricordo ragazzi che questa attività secondaria può essere svolta anche prima della missione secondaria la richiesta di Debola, che per l'appunto richiedeva un olio tra i vari oggetti da consegnare. Qui come ricompensa fissa ne prendiamo 3, quindi se avete difficoltà nel recuperare questo oggetto potete svolgere prima questa attività secondaria e qualora non avete ancora attivato e svolta l'altra, quindi fare quella di conseguenza. Inoltre abbiamo anche ottenuto come dati d'archivio la ricetta bomba di Jagas. Oltretutto, anche in maniera del tutto drop 100% fissa, utilissimo e comunque molto particolare, il programma A120 del pod ripara. Ed è così che abbiamo quindi completato la missione secondaria stra-remunerativa, problema di ordine 3. Di qui andiamo a leggere magari velocemente una descrizione di questa nuova abilità del pod. La quale ci dice: genera un campo laser che cura i guerrieri che vi entrano in contatto. C'è da dire che cura una buona quantità di vita qualora la carichiamo a livello 3, ma impiega veramente un'eternità a rendersi nuovamente disponibile dopo l'utilizzo. Infatti è un timer molto molto lungo, ben più lungo di tanti altri programmi pod, e quindi se abbiamo già con noi un buon chip autocura ed in più anche danno curativo, non è indispensabile utilizzare questo tipo di programma di pod. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 110° episodio della nostra serie di Nerotomate tutto si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!